problema dei fiati all'inizio, l'intonazione. Invece loro adesso, dopo 4 mesi, già riescono ad essere intonati, il che credo sia davvero un record. Allora, il secondo brano si chiama Il suonatore messicano. L'ha intitolato così uno dei nostri bambini preferiti, che poi ha deciso di non venire più, o meglio, i genitori hanno deciso di non mandarlo più, perché voleva studiare prima lo strumento musicale e poi i compiti di scuola. Il suonatore messicano, questo è un brano già difficile, perché ci sono già delle melodie all'interno dei clarinetti, e loro hanno suonato dopo un mese, chiaramente, di lavoro, neanche, dopo 4 lezioni, chiaramente, di lavoro. Ve lo facciamo sentire.